Oggi vedete dalla mia faccia una giornata che è iniziata non male, malissimo, perché Alessandro è di nuovo ammalato. Io non ne posso più. Poi adesso in più col fatto che è successo che Adriano è stato male, io adesso ho ancora più l'ansia. Quindi che ho fatto? Ho praticamente messo Alessandro in camera sua, isolato da tutto il resto del mondo, con la mascherina e niente, ho fatto così, però penso che durerà per molto questa cosa, questa organizzazione, però devo stare attenta perché sennò è un casino. E niente, nel frattempo mi è arrivato il vestito di carnevale di Adriano, perché praticamente per la festa di carnevale di qua abbiamo pensato di fare una cosa, io, Samuele e Adriano insieme, c'è cioè un tema comune, ecco, e quindi ci maschereremo, cioè nel senso, ci maschereremo allo stesso tema, ok? Non so come spiegarlo senza dirlo. Che c'è? E invece Alessandro ha deciso di mascherarsi dalla Casa di Carta e Aurora ovviamente da Mercoledì Adams, ma ormai penso che quest'anno di Mercoledì Adams se ne ritroveremo una marea in giro di maschere, quindi non è neanche tanto originale. Nel frattempo ho fatto colazione con tutta la roba di Herbalife che avete visto ieri, che raga, ho iniziato a fare colazione, poi diciamo che sono successe un po' di cose nel mezzo, nel senso che cambiare fio piccolo, va a fallare lo sollo a quell'altro, insomma, ci sono state un po' di cose, però, da capoccia, però, praticamente ho iniziato a fare colazione alle 7:30, ho finito di fare colazione alle 9:30. Quindi sono arrivata, cioè praticamente 2 ore per fare colazione, quando invece Samuele, la stessa identica routine di colazione, ci ha messo mezz'ora. Quindi mi sa che devo un attimino velocizzarmi la colazione. Ho fatto lo spuntino con queste e devo dire che sono buonissime, con queste qua. E sono buonissime, buonissime. Cioè, a parte che io amo la panna acida e la cipolla, quindi per me è proprio una cosa ottima. Però sono buone. E poi ho bevuto la mia seconda tisana della giornata. Raga, se vedete, devo perdere un po' di chili, perché insalata, finocchi, tisane, shake, cioè sono proprio entrata nella routine. Poi c'è pure Samuele che mi viene dietro, perché pure lui comunque deve perdere un po' di chili, perché i giorni che siamo stati su a Perugia, i giorni che siamo stati su a Perugia abbiamo mangiato malissimo, non male, peggio, cioè proprio da fare schifo. E per quanto portavano il pasto a un genitore, al genitore che stava, diciamo, col bambino, portavano il pasto all'ospedale, ma raga, sapete da soli che i pasti dell'ospedale, insomma, sta cucina esagerata, insomma. Quindi mangiavamo quello e poi cioè, ci dividevamo quello e poi si andava a spizzicare qualcos'altro, un pezzettino di pizza o altro. Quindi abbiamo mangiato uno schifo, uno schifo. Poi chi non faceva la notte se andava a prendere Mac, sushi, insomma pizza, lasciamo perdere. Quindi siamo tornati che siamo gonfissimi e quindi c'è bisogno un attimino di sgonfiarci assolutamente, di drenare un po' tutto. Ho capito che vuoi parlare, cosa vuoi dirgli? E quindi niente, adesso niente, mi organizzo il pranzo. Niente, adesso mi organizzo il pranzo. Ho deciso, per quanto mi sia possibile, di fare negli shorts le ricette che faccio, le cose che faccio praticamente a pranzo e a cena, di proporvele negli shorts, in maniera tale che c'è, diciamo, una sorta di continuità.
perché gli ultimi due shorts sono la pizza e la pasta, quindi ho deciso di... ho fatto questa pensata, perché per me il mio problema principale è mantenere nel tempo quello che dico, ma non perché non abbia voglia o perché non sia capace, ma solamente per una questione organizzativa di mamma di tre figli, quindi un'organizzazione più che altro familiare. Comunque questa era la mia idea. Sì, e adesso devo occuparmi, appunto, come vi dicevo prima, devo occuparmi di questa bestiolina qua, che sì, io lo sento che tu c'hai una puzza particolare, quindi andiamo, sì. Eccoci qua, siamo in cucina, oggi due paste diverse, perché sì, noi il riso che sta nel microonde con broccolo e fesa di tacchino a cubetti, loro tortellini con salsiccia e panna e basta. Fondamentalmente per oggi basta. Al massimo dopo si mangerà un po' d'affettato. Laghi? Ehi. Oh! Laghi! Laghi! Ciao patato! Ah. Salsiccia con le zampe! Salsicciotto con le zampe! Salsiccio con le zampe! Niente, non si gira. Allora, oggi finalmente sul divano, dopo pranzo, Adriano dorme, poi tanto tra, penso, un'oretta si sveglia, anche meno, anche mezz'ora. Oh signore, cioè, ma tu bella ora così? Ti faccio vedere. Si può. No, anzi, lo faccio vedere, aspettate. Va bene. Ciro! Ce l'hai un po' De Ciro, eh? Decido io, chi è Ciro? De Ciro ed Edoardo de Mare Fuori. Un pochino. No, io sono tanto più vecchio, magari. Ok, Scelgo un io sto pochettino. parlando Le della rapo io le figlie di camicia. Edoardo. Della camicia, cioè da notare la camicia. Super easy, la camicia, devo dire. A me piace, devo dire. Però diciamo che non è la camicia ideale per Lo andare tocca a mettere una camicia più sobria, io ho capito. Va bene, mi metto una camicia più sobria, ci ho provato. veramente. Diteglielo per favore, se può andare a lavorare con quella camicia lì. Comunque, Aurora è tornata, che dopo dobbiamo andare dal dentista. È tornata che non ha un compito, speriamo, perché ancora non è finita la giornata, perché a scuola lei in teoria doveva rimanere anche il pomeriggio, però non, cioè, dobbiamo andare al dentista, quindi niente. Alessandro ha le sue schede di là che oggi non è andato, però diciamo la verità, aspetto. Vado dal dentista e poi gliele faccio fare, perché se no, cioè, tanto domani comunque non ce va a scuola, quindi è inutile pure che mi metto a fargli fare le schede di corsa adesso. Mi riposo. Aspetto che inizia Uomini e Donne con Maria. Voglio vedere se oggi mi fanno vedere che caspita ha combinato quella pazza della Lavinia e se si è decisa a scegliere o non scegliere, perché non ci ho capito niente dalle anticipazioni. E quindi niente, vediamo Uomini e Donne e poi andiamo dal dentista. Giù, giù, pappero, giù, pappo, io sto giù, non ci sto più, dai, non piangere più. Su, giù, su, giù, trullagnu, ora ci sono, ora non ci sono più, dormi un po' anche tu. Stasera siamo solo noi, per ora, vero? Per ora. Loro minestrina. Ci andrebbe pure a me, però devo mangiare, voglio mangiare il pane perché abbiamo. Ho fatto il brodo a loro di carne. Ci abbiamo appunto la carne da brodo bollita, l'insalata,
E loro, io ho fatto una minestrina che gli fa bene il brodo di carne, vero? Soprattutto a lui. Sì, c'ha la gola in fiamme. Okay, no, mette la mascherina solo quando sta nella stanza dove c'è il fratello. Quando, infatti adesso il fratello non c'è perché ho messo di là che sta dormendo. No, ma perché pure sto mangiando. E poi sta mangiando, sì, è vero. Però insomma non è che la tiene proprio tutto il giorno, cioè di solito, oggi è stato tutto il tempo in camera sua. E non l'ha tenuta, ovviamente. Va bene. Poi è venuta in camera mia e l'ha tenuta. Ovviamente, perché sennò te l'attacca pure a te, il raffreddore. Ma e poi invece di uno ce l'avevamo due. No, io non ce l'ho. Ho sentito quando vabbè. Vabbè, loro continuano a discutere sulla questione raffreddore. Lasciate perdere. E niente, questa è la situazione nostra per oggi. Non fate caso alla mondezza, qua la carta che ce n'ho sempre in abbondanza. Samuele è andato a pugilato, ecco perché non ci arriviene più tardi verso le 9, quindi mangerà da solo perché io ho una fame che non ce vedo più. E poi soprattutto dopo alle 9 c'ho da far mangiare Adriano, quindi non ce la faccio ad arrivare alle 10 tra una cosa e un'altra. E niente, va bene. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Buona serata, e stasera c'è Harry Potter, quindi ci vediamo Harry Potter. Il principe mezzo. No, quello dopo. C'è scritto lì, il terzo. Sì. No, il quarto. Aspetta. Cioè, sono talmente stanca e talmente confusa che non mi ricordo. Il calice di fuoco, ecco, ah, sì, che poi tra parentesi è pure uno dei miei preferiti, però ovviamente capite bene che sto un po' stanca e quindi neanche le cose non mi vengono in mente. Comunque stasera il calice di fuoco di Harry Potter e buonanotte, buona serata.